Cerchiamo di capire se Isabella Rauti riesce, se riusciamo a collegarci alla senatrice Rauti. Mi sente, senatrice? Sì, io la sento benissimo, voi mi sentite? Bene, perfettamente, grazie per aver accettato il nostro invito, è un vero piacere poterla ascoltare. No, mi scuso per il fatto che ho dovuto fare una telefonata, ma purtroppo non riesco, siccome sono in corso di dichiarazione di voto, sono in aula, non riesco con Skype a sentirvi. Ma lei è davvero gentilissima, l'abbiamo vista adesso in aula, in diretta, a fianco al capogruppo. Come sì. Finisce questa partita? Che impressione avete sul palazzo? Allora, difficile dirlo, anche se è tutto il pomeriggio che facciamo un po' di conti. Diciamo che ci sono succeduti vari movimenti, come è noto. Allora, prima rispondo sui numeri, poi però voglio commentare. Diciamo che il presidente Conte potrebbe spuntarla con circa tra i 153 e i 156 voti, quindi non i 161 e neppure i 158. Questo potrebbe bastare perché, come voi sapete, il quorum si fa sulla base di chi è presente in aula e esprime il voto. Il fronte del no dovrebbe aggirarsi tra i 140, intorno ai 143 voti. E non ho conteggiato ovviamente l'astensione dichiarata, annunciata di Italia Viva. Loro sono 19, ma hanno una persona malata, quindi sono 18 circa. 17 astenuti di Italia Viva. Poi dovrebbe esserci appunto il no di tutte le altre forze di opposizione, che è confermato, che mi sento di dire, regga da parte di tutti, mentre appunto questo fronte del sì, compresi i tre senatori a vita che non vengono mai, sono presenti solo oggi e che votano la fiducia, quindi più o meno il conteggio è quello che dicevo prima. Se così dovesse concludersi la cosa, e devo sottolineare l'ipotetica, se così dovesse concludersi la cosa, credo che sia evidente a tutti che si tratta di una maggioranza che non è una tanto risicata, è ridotta, è fatta veramente di un insieme non di forze politiche ma di persone prese qua e là, ed è una minoranza politica del paese, e soprattutto è una maggioranza che è soggetta a ricatti continui, sempre sul suo debattito, soprattutto al Senato. Quindi evidentemente questo tipo di maggioranza, qualora appunto Conte riuscisse a raggiungere questo obiettivo, è una maggioranza che non è in grado di dare le risposte che servono al paese in questo momento, e che quindi in realtà l'uscita da questa crisi non fa altro che rendere ancora più difficile, ancora più immobile un governo che ha già fallito negli ultimi mesi, sia sul fronte dell'emergenza della pandemia, sia sul fronte della crisi economica e anche sociale. Noi abbiamo invocato, prima di oggi e anche oggi evidentemente, prima le dimissioni di Conte, che non si è mai dimesso, non ha mai formalizzato la crisi, e oggi continuiamo a invocare un ritorno al voto come unica via in grado di dare all'Italia il governo che l'Italia vuole, che attraverso il voto potrà esprimere e scegliere. Invece così rischiamo di trovarci un Conte Ter che sostanzialmente non rappresenta il sentire politico che stando ai sondaggi è quello che c'è nel paese, e soprattutto è una alchimia da laboratorio di palazzo, perché non si può più neanche parlare di una maggioranza parlamentare in termini costituzionali. Ma Mattarella che cosa farà in tutto questo? Cioè, permetterà la prosecuzione di un governo che non gode della fiducia di uno dei due rami del Parlamento? Ecco, questa è una domanda di fondo che naturalmente qui oggi ci siamo posti tutti, ed è il punto di snodo. Chiaramente io non so prevedere che cosa farà il Presidente della Repubblica, per quanto il Presidente della Repubblica ha detto due cose all'inizio di questa crisi aperta mercoledì scorso: di fare presto, e non è stato fatto presto, anche il governo ha traccheggiato come tutti sanno e lo ha fatto con lo
scopo di andare a cercare per ogni angolo persone che sostanzialmente sostituissero Italia Viva e dimostrassero a Renzi che lui non è indispensabile, quindi questa è stata la partita. L'altra cosa detta dal Presidente della Repubblica è che se la maggioranza non è rappresentativa, non è coesa, potrebbe, come dire, non accettare questa soluzione. Questo però non sono in grado di prevederlo, credo che non sia in grado di prevederlo nessuno, e io penso che non dovrebbe passare questa soluzione, perché non è dignitoso dal punto di vista istituzionale e politicamente questo non fa altro che danneggiare il paese. Inoltre, come tutti sanno, a luglio si apre il semestre bianco, quindi è evidente che se non si va oggi ad elezioni politiche, mentre peraltro sono state programmate le amministrative, quindi si può votare in Italia, lo voglio ricordare, sarà difficile pensare poi a un altro momento che non sia dopo la fine del semestre bianco, quindi quasi a scadenza di legislatura. Non è un caso che il gruppo nato in Senato a fini strumentali per sostenere questo eventuale Conte Ter si chiami MAE Italia 23, perché l'obiettivo è quello di trascinarsi fino a fine legislatura. Ecco, noi eravamo abituati al mancato rispetto della democrazia sostanziale, ma di quella formale, cioè neanche dal rispetto dei numeri, forse è un salto di qualità pericoloso, o no? Assolutamente sì, infatti abbiamo chiesto al Presidente Conte di spiegarci qual è il suo concetto di democrazia. Intanto veniamo da mesi in cui il Parlamento è stato cavalcato fondamentalmente e con una serie anche di atti amministrativi non legittimi, ci sono state anche prese decisioni che hanno inciso come tutti sanno sulle restrizioni delle libertà personali, quindi stiamo avviando e ci sono vari segnali. Io penso di poter dire che c'è una sospensione della vita democratica in questo paese, e quindi si invoca la democrazia però non la si rispetta. Ecco, insomma, questo è un passaggio obiettivamente molto, molto pericoloso. A che ora sapremo qualcosa, onorevole Raudi? A che ora si pensa che... Guardi, il conto si può fare a questo punto, perché noi siamo in dichiarazione di voto, in questo momento sta intervenendo, ogni dichiarazione di voto dura 10 minuti, in questo momento sta intervenendo il capogruppo del PD Marcucci, quindi mancano gli interventi di Forza Italia, della Lega e del Movimento 5 Stelle, quindi circa mezz'ora ancora dichiarazioni di voto, poi potrebbero esserci, e non lo sappiamo, dichiarazioni individuali, il dissenso del gruppo, e poi comincerebbe la chiama. Orientativamente penso di poter dire la chiama potrebbe cominciare intorno alle 20:50. Bene, grazie, è stato un piacere sentirla. Buon lavoro, buon proseguimento e un saluto a tutti coloro che ci ascoltano. Mi dispiace di aver dovuto sostituire una videochiamata con una semplice telefonata. Avremo modo di rifarci presto, grazie ancora. Volentieri, a disposizione, grazie.